Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io sono Alessandro e con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio, come vai? Ciao Alessandro, tutto bene? Puntata stranamente mattutina questa, non Sì. siamo abituati. Non siamo abituati e siamo tornati infatti con gli ospiti. Oggi abbiamo Eleonora Losiuk, ricercatrice di tipo B all'Università di Padova e in particolare si occupa di ricerca in cybersecurity. Ciao Eleonora, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao ragazzi, grazie a voi. Allora, senti, guardando un po' il tuo curriculum, sbirciando un po' online, abbiamo notato un percorso molto interessante, no? Hai fatto, se non sbaglio, prima bioingegneria, poi ti sei mossa in cybersecurity. Quindi in realtà ti volevamo chiedere un pochino di raccontarci un po' questo tuo percorso, magari partendo anche dalle superiori, che cosa facevi e quando ti è nata l'interesse per bioingegneria e tutto il resto. Sì, diciamo che il mio percorso non è del tutto lineare, ho cambiato più volte, ho preso le mie decisioni nel momento in cui c'era da decidere, però poi dopo, in corso d'opera, mi sono accorta che forse mi poteva piacere un percorso alternativo e quindi poi ho un po' switchato. Partendo dalle superiori, anche lì la scelta non è stata totalmente coerente perché ho fatto il liceo classico e poi sono finita in ingegneria, e in particolare bioingegneria, e la scelta è stata motivata dal fatto che molto incerta l'ultimo anno delle superiori, ancora a maggio me lo ricordo, poco prima della maturità dovevo scegliere a che indirizzo iscrivermi in università e bioingegneria mi era piaciuta perché era un po' il connubio fra le materie che mi piacevano di più nonostante fossi iscritta al classico e quindi era un insieme di matematica, fisica, biologia e chimica, però con un fine, cioè all'inizio io appunto ero rimasta molto incuriosita dalla bioingegneria perché speravo di progettare protesi, questa era la mia idea, che ovviamente quando non si conosce la materia, quindi non si sa che poi alla fine sbatti la testa su modelli matematici, su programmi al PC, eccetera, ti sembra super interessante, molto così fantascienza, però poi alla fine in realtà è molto basata sulla matematica, quindi questa era stata la scelta che mi aveva portato poi a iscrivermi a bioingegneria. In realtà, sì, mi sono iscritta all'università di Pavia, dove appunto vivevo già, dove stavo facendo il liceo, e poi in corso d'opera mi sono resa conto, insomma, in triennale l'ingegneria è uguale un po' per tutti, quindi i primi anni non si differenziano particolarmente, abbiamo cominciato ad avere qualche esame più specifico di fisiologia, biologia, magari dal secondo anno, però a partire dalla fine della triennale ho cominciato a capire che diciamo, la parte di protesi vera e propria, o comunque di progettazione, a Pavia non era così presente. E questo perché, non per una mancanza di Pavia, ma semplicemente perché bioingegneria è nata proprio come un indirizzo interfacoltà, quindi è un misto di corsi diversi, di indirizzi diversi. E a posteriori ho poi capito che, in base a dove la studi, di fatto studi, hai un piano di studi molto differente. Quindi se studi a Pisa puoi avere un'impronta più, adesso non vorrei sbagliarmi, però di solito Pisa, per quanto ne sapessi io, era più importata alla vera biomeccanica, quindi quella che forse mi sarebbe piaciuta. E, cioè, Paolo Dario è un caposaldo della bioingegneria. Poi invece appunto magari il Politecnico di Milano sono più orientate alla strumentazione, dipende un po' da dove studi. E alla fine a Pavia è emerso che l'impronta più presente nell'indirizzo di bioingegneria fosse quello di, chiamiamola informatica medica, così la definivano, che però di fatto è informatica. Quindi avevamo tantissimi corsi di informatica, e paradossalmente, secondo me, quasi più di ingegneria informatica alla fine. E quindi pian piano, nonostante io non avessi nessun tipo di background, perché appunto venendo dal liceo classico, poi io mi sono fatta la maturità nel 2009, quindi cioè, il computer per me in casa esisteva, ma era proprio per mere ricerche legate, così, sporadiche, non avevo nessuna conoscenza di quello che ci fosse dietro la scatola su cui, cioè, che vedevo sotto la scrivania. E quindi mi ricordo benissimo che il mio primo esame di informatica, tra l'altro tosto, è stato C vero, non C, cioè, quindi insomma, puntatori, e primo anno, primo semestre, io proprio non so neanche di cosa, non riuscivo neanche a capire il contesto, quindi per me quello è stato un trauma. Però in realtà, dopo che ho fatto questo corso, questo effettivamente è vero, lo si dice, no? Che una volta che impari un linguaggio di programmazione li puoi imparare tutti, perché alla fine il ragionamento è quello. E quindi, una volta superato questo esame, in realtà ha cominciato a piacermi e
Ho vissuto l'esame stesso come se fosse un po' un videogioco, anche se non ero particolarmente appassionata di videogiochi, però rispetto ad altri corsi mi piaceva di più, quindi mi divertiva. Quindi una volta che ho capito che mi piaceva e che insomma, mi veniva anche abbastanza facile rispetto ad altri corsi, cioè insomma si capisce quando uno studia per che cosa abbia propensione, poi ho cominciato ad aggiungermi sempre più corsi di informatica, anche dove potevo, crediti liberi, eccetera. E questo mi ha portato ad avere, nonostante poi formalmente una laurea, sia triennale che magistrale in bioingegneria, però poi diciamo, un approfondimento più mirato verso l'informatica. E quindi pian piano, insomma, la mia natura da informatica era sotto, però sì, forse ho pensato tante volte di fare il cambiamento in ingegneria informatica quando ho finito la triennale, prima di passare alla magistrale, però non so, non ero particolarmente convinta e poi tutto sommato volevo fare certi esami della magistrale di informatica che erano offerti via bioingegneria e quindi ho preferito continuare su questo percorso. E quindi sì, la scelta è stata, al momento della scelta appunto alla fine delle superiori, pensavo di progettare protesi, poi alla fine in realtà sono finita a lavorare su Android. Quindi diciamo, poi dopo, devo dire, alla fine della triennale avevo già un po' deciso che avrei voluto fare il dottorato, mi volevo fermare appunto a Pavia perché avevo visto che lavoravano su dei progetti di appunto informatica che mi interessavano molto perché c'era un'applicazione anche biomedica e quindi alla fine della magistrale poi appunto ho applicato per il dottorato, sono riuscita a entrare lì e mi sono fermata in dottorato sempre a Pavia, sempre nell'ambito bioingegneria. Però anche lì alla fine ho lavorato sempre come informatica, perché ho fatto, durante il dottorato mi sono occupata di Android, ma nell'ambito di sistemi di telemedicina, quindi monitoraggio di remoto dei pazienti o diciamo sistemi di supporto alle decisioni, sempre per pazienti, quindi sempre Android, lato più applicativo, lato più implementativo di app con magari dei protocolli interni di appunto di supporto alle decisioni, di elaborazione delle decisioni mediche o di acquisizione di dati da sensori, però appunto con un'applicazione biomedica molto, molto forte, ma alla fine era implementazione Android. Quindi a me Android, ho cominciato a lavorarci già da tesi triennale, mi è piaciuto da subito e poi appunto mi sono appassionata, per cui ho portato avanti il topic, diciamo, anche in dottorato. Ti interrompo Durante. perché volevo chiederti una cosa al volo. Mi affascina il fatto che già alla triennale sapevi che volevi fare il dottorato. Cioè, Sì. qual è stato il trigger in quel caso? Perché io l'ho capito molto tardi, volevo fare il dottorato. Allora, no, io l'ho capito in quel momento perché, diciamo, quando ho fatto la tesi triennale, allora tutto è nato da un corso che ho scelto in triennale, che quando io studiavo era, diciamo, c'è stato un attimo di transizione all'interno di bioingegneria nel piano di studi, per cui questo corso che viene ancora chiamato Internet e Medicina, perché si usa aggiungere la parola medicina ai corsi, però di fatto era programmazione web, in cui si doveva fare un sito, si doveva progettare un sito web, era scelto, io l'avevo scelto e mi era piaciuto tantissimo. E avevo scoperto che il docente poi appunto si occupava di sistemi di sviluppo di applicazioni Android per progetti di ambito appunto di telemedicina e quello che vi dicevo prima. E quindi durante la magistrale, in realtà in parallelo ai corsi, mi capitava spesso di poi di fermarmi nel laboratorio di questo professore per essere coinvolta nei progetti che seguiva, magari non è che il mio contributo fosse fondamentale, anzi, però facevo delle cosine, quindi in realtà mi interessava, mi piaceva e c'erano diversi progetti che mi incuriosivano e quindi mi sarebbe piaciuto poi dopo fermarmi per il dottorato e almeno appunto questa è stata diciamo, l'interesse più che altro per i progetti che loro seguivano, per cui mi piaceva che ci fosse l'applicazione medica, quindi diciamo, mi sembrava importante quello che stavo facendo. A posteriori, forse a livello scientifico, non erano, cioè erano dei progetti un po' borderline perché erano molto implementativi e, diciamo, rispetto ai paper che scrivo adesso, i progetti che seguo adesso è un contesto un po' diverso, però ai tempi mi piaceva perché volevo imparare a livello anche tecnico e mi sembrava appunto che quello che facevo fosse utile. E durante il Quindi dottorato cosa hai trovato poi? durante il dottorato poi appunto ho seguito questi un po' di progetti, sempre nell'ambito della telemedicina, quindi c'era un progetto molto grande di
con dei bioingegneri di Padova, che quindi avevo conosciuto prima di trasferirmi, poi dopo mi sono trasferita, in realtà non abbiamo lavorato insieme. Perché avevo cambiato appunto area e ci siamo occupati di, cioè loro si occupavano di, io poi sono stata inserita a posteriori, della realizzazione del pancreas artificiale, cioè di un sistema di controllo in cui il controllore fosse sullo smartphone, ma che fosse collegato al sensore di glicemia e alla pompa di insulina e automaticamente calcolasse con un algoritmo quale fosse la dose di insulina da iniettare in automatico sulla base di vari parametri, tra cui la glicemia, l'esercizio fisico. Il pasto, eccetera. E, questo sistema, che era ancora appunto frutto di ricerca, doveva essere testato sui pazienti, quindi c'erano proprio dei trial clinici con i pazienti che prima erano in albergo, poi a casa, dovevano essere però monitorati da remoto, quindi serviva un sistema che, cioè, non potevi stare in stanza col paziente, quindi serviva un sistema e appunto qui interveniva la telemedicina. Quindi ci siamo occupati dello sviluppo di tutta la piattaforma web, della sincronizzazione dei dati e insomma anche dell'implementazione di algoritmi eventuali per triggerare gli allarmi nei momenti giusti. E, quindi questo è stato il primo progetto. Poi ce n'è stato un altro uguale ma sui bambini, dove sono andata anche proprio anche io, ho partecipato al trial clinico, l'abbiamo fatto a Bardonecchia. E, quindi il primo era più sugli adulti, la seconda applicazione era appunto su bambini che penso avessero massimo 14 anni, ma secondo me erano anche un po' più piccoli, adesso da quanto ricordo. E poi ho abbassato l'età ulteriormente, finendo sui bambini prematuri. Quindi ho praticamente coperto tutta la fascia d'età, gli anziani, poi li avevo fatti tutti. Però appunto mi piaceva perché vedevo il lato, diciamo proprio utile, pratico dello studio, quindi lavoravamo con i medici, però noi eravamo più lato informatico. E questi sono stati un po' i progetti di cui mi sono occupata in dottorato. Però durante il dottorato, anche lì certe cose non te le spiegano subito, diciamo che io ero più interessata alla parte tecnico-implementativa che non alla scrittura degli articoli, o comunque, come ho detto prima, secondo me le attività di cui mi occupavo avevano un forte impatto scientifico nel contesto del progetto in cui eravamo, perché erano appunto delle implementazioni che servivano, però poi nel momento in cui c'era da scrivere l'articolo, noi eravamo più parte di questo studio scientifico clinico, che non c'era cioè un po' difficile presentare questa parte di telemedicina come contributo a sé stante. L'abbiamo fatto, però appunto ho capito che almeno a me non. Quella parte non stimolava tantissimo, mi piaceva moltissimo la parte implementativa, partecipare ai trial, però poi la scrittura e la parte scientifica non mi entusiasmava perché mi sentivo che forse non, appunto, non c'era quel contributo metodologico scientifico così forte. È sparito il mio video? Eccoti, Ok. Quindi alla fine del dottorato lì avevo deciso di chiudere con l'accademia. E questo credo che sia una cosa che succede abbastanza spesso, quindi appunto volevo concludere i 3 anni, però poi dopo volevo andare in azienda, non sapevo bene dove, però avevo comunque un po' di anni di programmazione Android alle spalle, quindi mi sentivo abbastanza forte da quel punto di vista. L'occasione che si era presentata, o perlomeno che mi ero prefigurata, era di andare a potenzialmente finire a lavorare in un'azienda di sensori di glicemia, la stessa con cui avevamo lavorato per questi progetti, perché per fare l'acquisizione dei dati dai sensori bisognava usare un protocollo Bluetooth Low Energy proprietario, e forse adesso si potrebbe fare un reverse engineering posteriori conoscendo le tecniche, però ai tempi usavamo l'approccio, cioè avevamo il contatto e quindi ci avevano passato dall'azienda le specifiche del protocollo. E quindi, essendo in contatto con questa azienda, avevo organizzato il periodo all'estero anche in questa azienda, che appunto era un periodo obbligatorio. Questa azienda aveva sede a sede, penso, poi non ho più avuto contatti a San Diego, quindi al terzo anno di dottorato, o anzi è stato a metà del secondo anno di dottorato, sì, metà del secondo, ho organizzato il periodo all'estero presso la loro sede. Di 3 mesi, e quindi la mia testa c'era: vado lì, mi faccio ben volere, lavoro bene, magari poi dopo può saltare fuori la proposta, perché sapevo che avrebbero aperto delle sedi in Europa, non avevo, diciamo, tantissimo interesse a restare in America.
Col successo, poi dopo vari mesi di trattative per capire come, quando partire, in che modalità, con che visto, eccetera, il tutto è imploso nel momento in cui sono arrivata negli Stati Uniti a San Diego perché all'immigration office mi hanno bloccato, all'immigration lì mi hanno bloccata perché io entravo con un'ESTA per fare un internship in azienda e mi hanno detto not today. E quindi sono tornata indietro. Io aspettavo, sì, ma io mi stavo già vedendo, cioè tipo le telecamere di Candid Camera, invece no, true story. Devo dire abbastanza scioccante perché era anche la mia primissima volta negli Stati Uniti, quindi dopo n ore di volo tu non ti aspettavi che queste storie siano vere, invece succede per davvero. E quindi tra l'altro la cosa è stata anche ben più articolata perché la regola vuole che se ti rimbalzano finisci sul primo volo per rientrare a casa, qualunque sia il tuo paese di origine. Invece, siccome l'aeroporto di San Diego è piccolo e poi era sabato, tutta questa trafila di check, di cose per poi dirmi oggi non puoi entrare, è durata tantissime ore e alla fine l'aeroporto era chiuso e non c'erano più voli per spararmi fuori dagli Stati Uniti, ma io non potevo entrare sul territorio statunitense, cioè non potevo toccare il loro cemento, quindi non capivo cosa fare, ho detto boh, facciamo stile. Determina il film, no? Stavo già anche a casa, ho detto, vabbè, si passerà la notte qua. E invece poi l'officer, forse, non lo so, mosso da un attimo di pietà nei miei confronti, mi ha messo un timbro sul passaporto, mi ha detto, puoi entrare per 6 giorni, e vai a parlare con quelli dell'azienda, chiarisci, e poi, però mi ricordo benissimo, mi ha detto, sabato prossimo tu devi essere fuori, se no finisce male veramente. Ho detto, ok. Quindi alla fine in realtà sono entrata, ho parlato con l'azienda, mi ha spiegato un po' la situazione, abbiamo cercato di capire che tipo di visto fare, però poi sono rientrata in Italia e quando sono rientrata in Italia ci è voluto tantissimo tempo per riuscire a concordare il tipo di visto e alla fine ho avuto la percezione che non ci fosse, diciamo, la volontà di portare a termine questa procedura, perché poi anche per chi ti invita farti il visto ha un costo, quindi non lo so, forse a posteriori per loro era più burocraticamente impegnativo ospitare una persona per pochi mesi piuttosto che invece appunto lasciar Certo. perdere. E quindi in parallelo però io devo fare il periodo all'estero, eccetera. E è capitata un'occasione a Losanna, alle PFL, è capitato che stessero facendo ci fosse un gruppo che lavorava in realtà erano nel dipartimento di telecomunicazioni, mi pare, però c'era un gruppo che faceva cyber security, in particolare Android security, e stavano lavorando a un progetto di più applicazione biomedica, semplicemente su applicazioni mobile health, quindi questo era il contesto, non c'era nulla di biomedico vero e proprio. C'era una call aperta sul sito, quindi ho applicato. In parallelo appunto ancora all'azienda americana perché non capivo dove stessimo andando a parare e quindi ho detto boh io provo anche a Losanna vediamo se cioè da qualche parte devo fare questo periodo all'estero è stato un po' lungo perché appunto vari interview prima andare remoto mi hanno chiesto il codice per vedere come scrivessi poi dopo mi hanno invitata lì a fare un talk durante una riunione di gruppo. Alla fine mi hanno presa e comunque con l'azienda in America non stava andando molto, cioè non stava andando da nessuna parte, e quindi sono finita a Losanna. E quella è stata la prima volta in cui ho scoperto la cyber security, quindi questo progetto è stato proprio una scoperta. Diciamo, con tutte queste, con questi rallentamenti burocratici, io sono partita nell'inverno del terzo anno di dottorato, quindi ormai ero agli sgoccioli perché tra una cosa e l'altra, prima mettersi d'accordo con l'azienda, poi andare negli Stati Uniti, rientrare, cercare di capire, insomma, sì, lì sono passati diversi mesi in cui appunto mi sono dovuta un attimo orientare, però alla fine è andata bene. E quindi, appunto, all'inizio l'idea era finisco il dottorato, vado in azienda. Potenzialmente in questa azienda, se non dovesse essere questa, magari in un'altra, però basta ricerca. E invece alle PFL proprio scoperta, una scoperta della cyber security in generale, che comunque a Pavia non c'era e che in realtà io non conoscevo a livello personale,
E poi dell'ambito di cyber security come ricerca che appunto era completamente ed è completamente diverso da quello della bioingegneria, quindi mi ha appassionato tantissimo. Quindi ho fatto questo internship in cui mi è andato un progetto e quindi io lavoravo con una dottoranda e un postdoc e finito il progetto mi è ritornata la voglia di fare accademia, di restare, di fare ricerca. Però da lì chi ti prende con dottorato in bioingegneria per fare postdoc? Per cui sì, anche lì è stato un po' un salto nel vuoto, però appunto ho cercato, volevo restare in Italia. All'inizio in realtà avevo chiesto al mio professore che mi ospitava lì a Losanna, però voleva qualcuno con più esperienza e quindi mi ha detto ripassa fra qualche anno, testuali parole. E, tra l'altro ci siamo rincontrati l'anno scorso dopo tipo 7 anni, quindi è stato anche piacevole dirgli alla fine dove fossi finita e quale fosse stato il percorso. E vabbè, comunque, insomma, alla fine del dottorato mi convinco a voler fare ricerca per il mio ambito cyber, quindi mi sono presa la lista dei docenti italiani che lavoravano in ambito cyber security, ho guardato un po' i profili e sono finita a Padova, quindi poi alla fine mi sono spostata alla fine del 2017 a Padova, sì. Quindi percorso non lineare, però diciamo sul momento ho sempre scelto in base a quello che poteva essere la mia passione, poi dopo in corso d'opera ho capito magari quali fossero pregi e difetti del percorso che stavo facendo e se effettivamente fosse in linea con quelli che erano sia i miei interessi che le mie capacità. Però ecco, se sul momento al rientro da San Diego ero fuori di me per la situazione, in realtà poi a posteriori mi ha portato a Losanna e quindi bene, adesso ripensandoci, non so, sicuramente sarei finita in qualche azienda, non so in quale, però è stato veramente tutto frutto così del caso e non pianificato. Quindi questa è un po' la storia. Adesso sono a Padova da 6 anni e mezzo, sì. Quindi, vabbè, insomma, 20 minuti sulla storia Una del curiosità, percorso, però. entrando proprio dritti nel mondo cyber security, se nel tempo c'è stato un attacco particolare che hai detto, ok, questo è particolare, mi rimarrà impresso perché c'ha un approccio magari geniale alla cosa. Allora, un attacco singolo direi di no, perché veramente ce ne sono tanti tutti i giorni, quindi in realtà tutti mi incuriosiscono, però mi ricordo benissimo che più che gli attacchi in sé veri, quelli che mi sono rimasti impressi sono stati gli articoli di ricerca di Android Security che ho cominciato a leggere durante l'internship. Cioè, mi ricordo benissimo che proprio mi piaceva, cioè li leggevo veramente con passione, con curiosità e mi piacevano moltissimo, soprattutto quelli appunto di attacco. Poi, essendo il 2017, Android era ancora molto attiva come area, c'erano veramente gruppi forti che ci lavoravano in maniera significativa. E poi anche lo stile con cui si scrivono gli articoli di ricerca, in ambito cyber è molto. Non vorrei dire ludico, però anche i titoli stessi sono Avvincente. avvincenti, esatto, ma anche i titoli stessi sono simpatici e cioè, un altro tipo di area di ricerca, quindi tutti gli articoli veramente di Android Security, soprattutto quelli di attacco, mi sono piaciuti fin da subito, nonché il progetto stesso di Losanna, che poi alla fine non vi ho detto su che cosa fosse. Però non un bug, diciamo un problema di design a livello di sistema operativo che ai tempi consentiva a tutte le app di acquisire la lista delle altre app installate, cosa che a prima vista magari potrebbe sembrare non rilevante, però riflettendo su quali app abbiamo installate, in realtà ci vuole poco fare la profilazione dell'utente. E quindi classico problema che se Google sa, fissa togliendo l'API. Però lato, diciamo, lato ricercatori, come poter sistemare o come poter appunto fissare il problema. In realtà, analizzando un pochettino più in dettaglio, non era solo una questione di API, ai tempi c'era un API del sistema operativo che era pubblica, quindi qualunque app avrebbe potuto invocarla, ma avevamo trovato anche tutta una serie di altre, chiamiamole, tracce che le app lasciavano e che banalmente un file salvato in una cartella condivisa o ai tempi si potevano vedere tutti i processi che erano in esecuzione sul telefono da qualsiasi app, quindi c'erano tanti modi, quindi
Quindi non era sufficiente per Google in realtà soltanto mettere una pezza sull'API, ma bisognava avere una soluzione un po' più completa e quindi è stata quella che poi noi abbiamo proposto. E fun fact, ecco, un altro aspetto che mi piaceva molto era che vedevo che spesso negli articoli in realtà ci fosse una stretta interazione con i vendor dei dispositivi o insomma dei software che veniva attaccato, quindi questo fa parte di quello che è l'hacking etico. Tu puoi trovare delle vulnerabilità e decidere di sfruttarle in maniera malevola, oppure se procedi in maniera etica, fai quello che si chiama responsible disclosure, quindi notifichi il vendor, gli dici di aver trovato una problematica e poi spetta al vendor fissarla, risponderti e eventualmente darti un reward. Esatto, eventualmente quella è proprio l'ultima cosa della scaletta, perché vediamo se c'è. Sì, le risposte ai feedback non sono sempre così positivi. Però ci abbiamo messo 2 anni alla fine a pubblicare l'articolo, perché appunto io ho fatto l'internship nel 2017, poi abbiamo pubblicato nel 2019, e qui ho cominciato a capire che pubblicare in abito cyber security non era così banale. E, dopo forse un paio d'anni, 2021-22, non mi ricordo adesso esattamente, ho visto un articolo su Hacker News, in cui si faceva riferimento proprio alle stesse API che avevamo studiato noi, e dicevano che Google aveva introdotto una nuova permission per gestire queste API, e richiamavano il nostro articolo dicendo, cioè, nessuno ha ringraziato nessuno, non c'è stato nessun acknowledgement ufficiale, però avevo trovato questo articolo in cui dicevano appunto altri ricercatori precedentemente avevano studiato la problematica, quindi forse c'è una. Quindi questo aspetto di, appunto, di interazione mi manca. Le conferenze ci sono spesso diciamo, esponenti delle big tech che vengono incuriositi a sentire e ma anche loro stessi in realtà pubblicano articoli spesso. Quindi anche questo aspetto mi è sempre piaciuto fin da subito. Quindi non ho un attacco in particolare, ma direi tutti quelli che sono stati fatti su Android. Secondo me sono veramente belli, quindi se c'è occasione, leggetevi, con questi ascoltando, leggetevi articoli di Android Security, perché veramente adesso sta un po' calando l'hype, perché il sistema operativo è notevolmente migliorato, quindi diventa sempre più difficile fare degli attacchi, però i primi articoli sicuramente erano molto, molto interessanti. E una curiosità, infatti dicevi, mi sembra di aver capito dalla tua risposta che un pochino l'interesse verso la sicurezza su Android si è un po' spostato. Adesso quali sono i temi più centrali in questo mondo? Dove si sta spostando l'attenzione, insomma? Nel mondo della cyber? Allora, la community di cyber non è così grande, alla fine i gruppi distribuiti nel mondo sono più o meno noti, almeno quelli forti, e l'aspetto interessante della cyber security è che si applica a qualunque, è molto trasversale come area di ricerca, quindi si applica a qualunque tecnologia. Quindi diciamo adesso, vabbè, large language models sono molto studiati, esatto, stanno spopolando, però spopolano limitatamente al contesto di cui si occupava un particolare gruppo di ricerca. Quindi se un gruppo di ricerca si occupa di, non so, vulnerability detection, adesso sta studiando l'impatto o come potenzialmente sfruttare gli LLM. Se è un gruppo che faceva, non so, adversarial machine learning, sfrutta come fare. Studia strategie per appunto fare magari leakage di dati o di informazioni sensibili dagli LLM. Quindi ora gli LLM sono sicuramente hot topic, però appunto gli ambiti di applicazione sono differenti in base a quello di cui si occupa il gruppo specifico. Precedentemente c'è stato pure un grosso interesse per le blockchain, che adesso penso sia un po' calato. Però forse, diciamo, storicamente i primi che hanno iniziato a lavorare a cyber, in ambito cyber security, almeno questo è quello che so, hanno iniziato più sulla parte di network security e poi di software security, quindi quelli che sono i bug tradizionali, buffer overflow, stack overflow, eccetera, sono proprio i primi che sono stati, diciamo, analizzati, e quindi c'è all'interno della community c'è un po' lo zoccolo duro della community, che sono quelli che fanno system security, che
che in generale può voler essere appunto sia nell'accezione di software security, software può essere qualunque cosa, qualunque programma o network security, e poi invece ci sono altri gruppi che magari si sono, diciamo, riscoperti o che hanno iniziato a lavorare in ambito cyber un po' più di recente, quindi fanno vehicular security, per esempio un ambito molto ampio, che però vedo che sta abbastanza spopolando, è quello della cyber physical systems, dove per cyber physical vuol dire qualunque sistema complesso che possa avere sensori, possa avere un sistema di controllo, cioè un sistema nella sua interezza. Banalmente anche uno smartphone in realtà si può classificare come cyber physical system, quindi è un'area molto ampia, però chi fa cyber physical si occupa proprio di dispositivi fisici, droni, appunto veicoli, eccetera. E adesso appunto secondo me c'è un hype molto forte sull'LM e vediamo dove andremo a parare. C'è poi un'area che in realtà è classificata o che è considerata parte della cyber security, ma che ha tutta un'altra storia, che è quella di crittografia, perché in realtà i crittografi non pubblicano nelle nostre conferenze, perché sono più che altro perché è un tipo di cyber security un po' più teorica eppure formale. Mentre nelle nostre conferenze e riviste c'è una cyber security più applicata. Quindi raramente si trova alle nostre conferenze magari un lavoro di crittografia pura, cioè ce ne sono altre, quindi la community è un po' divisa in questi due macrogruppi. Però appunto chi fa cyber applicata lo fa su qualsiasi tecnologia, quindi questo è anche il bello, cioè che si rinnova continuamente. Insomma, sicuramente è un'area che non rischia di morire ed è sempre attiva. Interessante. E rimanendo nell'ambito della ricerca, della tua ricerca nello specifico, hai vinto un Google Research Scholar Program, che è un programma di Google che supporta ricercatori nelle ricerche. Su questo ho due domande. Uno, quale progetto hai presentato e in che modo Google ti ha supportato con questa vittoria, insomma. Sì, allora il progetto che ho presentato è un progetto per l'identificazione automatica di vulnerabilità in applicazioni Android. Quindi un problema che è noto, ed è anche molto ampio, non è un problema specifico, però penso che l'interesse principale di Google relativamente al progetto sia dovuto al fatto che noi abbiamo reso automatica l'implementazione di, scusate, reso automatica la detection delle vulnerabilità che sono descritte nelle linee guida di Google. Cioè Google ha delle linee guida ufficiali, queste best practices per sviluppatori Android, in cui viene detto non scrivi, se usi queste API, non, per esempio se apri appunto una connessione di rete, usa HTTPS piuttosto che HTTP, per fare un esempio semplice, però ce ne sono tante altre che sono considerate come best practices e non si sa se gli sviluppatori siano a conoscenza di queste best practices, se le abbiano mai lette o se siano neanche, o se siano in grado di seguirle. E abbiamo visto che poi in realtà in letteratura ci sono tantissimi tool che hanno studiato vulnerabilità singole, oppure che hanno cercato di identificare delle caratteristiche all'interno delle app per classificarle come malware o no. Quindi è un'area molto ampia, però il problema diciamo che si è presentato finora è che i vari ricercatori si erano focalizzati sul problema singolo e Google stesso non ha un tool per lo sviluppatore che consente di identificare in maniera automatica tutte le vulnerabilità in un colpo. Adesso sta cominciando a uscire qualche tool, però insomma ancora non è così, diciamo, non c'è una corrispondenza uno a uno. E quindi abbiamo pensato di proporre invece qualcosa in questa direzione, poi un progetto che in realtà si sta evolvendo perché è ancora in corso, ma la proposta effettiva che poi appunto ha ottenuto il riconoscimento era un tool per fare vulnerability detection. In realtà poi appunto l'assegnazione del premio è avvenuta nel ma marzo, maggio, forse non mi ricordo, forse marzo del 22. Quando mi hanno inviato la notifica, poi mi hanno detto appunto ti daremo il premio, cioè Google ti dà questi soldi che sono molto comodi in realtà per fare ricerca perché non sono vincolati, quindi non hai poi una rendicontazione, li puoi usare per quello che vuoi, missioni,
assegni, borse, quindi sono super comodi perché puoi farci di tutto. E poi ci hanno detto ci piacerebbe sentirti una volta al mese per avere update. E quindi dal 2022 in realtà una volta al mese sento, appunto ci sono due, sono tre persone di Google, due sono due capi gruppo, e poi un altro invece un po' più tecnico, implementativo, penso sia proprio uno sviluppatore. Li sentiamo, condividiamo gli aggiornamenti, certe volte testano il nostro software. E, se capita che scriviamo un paper, magari lo vogliono leggere. Diciamo, è un aggiornamento un po', cioè da parte loro non è invasivo perché loro non intervengono nelle nostre scelte di pubblicazione o nelle strategie di design del tool, però sicuramente ci danno degli spunti e appunto nel complesso volevano sapere come stesse procedendo il progetto. E la parte interessante è che nel progetto appunto abbiamo vulnerability detection, ma anche uno step in più, cioè come provare a confermare che una vulnerabilità sia effettivamente tale, andandola a raggiungere all'interno dell'applicazione. Cioè in Android abbiamo delle tecniche di analisi statica, io prendo un'app, l'analizzo e trovo, posso classificare se una porzione di codice sia vulnerabile, però poi durante l'esecuzione non so come raggiungere quella porzione di codice per triggerare la vulnerabilità, quindi noi abbiamo proposto sia vulnerability detection che diciamo esecuzione automatica, quindi una volta trovata la vulnerabilità volevamo anche riuscire a costruire un percorso che ti potesse condurre alla vulnerabilità stessa durante l'esecuzione dell'applicazione. E quindi nel corso di questi 2 anni abbiamo lavorato appunto sui vari obiettivi del progetto e l'aspetto interessante è stato che a settembre dell'anno scorso una di queste 3 persone con cui ci sentiamo mensilmente era molto entusiasta del progetto e ha spinto internamente perché ricevesse un ulteriore finanziamento senza che l'avessi chiesto. Quindi infatti è arrivata anche a questa molta sorpresa per cui è stata contenta perché insomma avere fondi in questa fase della carriera non è assolutamente banale, quindi quello è stato un buon riconoscimento, per cui molto positiva come esperienza, fin dai tempi dell'application, perché applicare per queste call delle aziende è molto facile, nel senso che è molto snella, cioè veramente scrivi il progetto e basta, ed è anche un progetto abbastanza conciso, non 70 pagine. E poi non ci sono tutte le carte di contorno, quindi hai la tua idea, la proponi, quindi anche quello mi era piaciuto molto e poi fino ad adesso anche la collaborazione è stata, diciamo, fruttuosa, per cui sì, sono contenta. No, Una se voglio fare una curiosità domanda riguardo. Vai. sul rapporto con le persone con cui ti interfacci, hai detto che non è molto invasiva la relazione, ma hai visto una differenza d'approccio magari tra accademia e loro che lavorano nell'industria in qualche modo? Sì, diciamo, non posso dire troppo perché a un certo punto abbiamo dovuto tutti firmare un NDA, per cui quello che succede durante i meeting rimane interno, però sicuramente sì, è arrivato questo tac, foglietto, firma qui, però in realtà è per tutelarci, cioè siamo più noi che facciamo disclosure delle nostre attività che non loro. Però sicuramente loro nei feedback che ci danno, secondo me, hanno una visione molto più improntata all'aspetto commerciale. Quindi per noi l'obiettivo è scrivere l'articolo, quindi facciamo determinate scelte. Banalmente anche quando fai un tool, magari devi decidere su quali performance vai a lavorare, no? Quindi magari se scrivi un articolo su determinate caratteristiche non ci spendi così tanto tempo. E invece dai feedback che ricevo da parte loro sicuramente c'è un occhio in più a quello che può essere lo sviluppatore di Google che ti deve applicare, cioè che deve poter utilizzare questo tool e quindi quello che è il loro cliente. Quindi sicuramente, diciamo, però penso che sia un approccio che può essere applicato a qualunque azienda, quindi non propriamente di Google, anzi devo dire che l'interesse che loro hanno per la componente di ricerca è molto interessante. Però sì, si sente la differenza di obiettivi. Ti volevo fare una domanda, riguardo alla preparazione per l'applicazione del Google Research Program.
lì, in quel momento lì, cioè nel senso, la preparazione in sé per sé consiste anche magari nel aver interagito con persone precedentemente di Google per capire un po' meglio dove andare a parare con il progetto oppure completamente libero. Per me è stato completamente libero, io non conoscevo nessuno, avevo visto che altri ricercatori avevano vinto questo premio, quindi c'era la call e ho applicato e basta, non so se... Sì, non so, so che appunto ci sono di solito quelle call che, cioè, le call che sono vinte più spesso da ricercatori sono queste di Google, anche quelle di Amazon vedo che sono molto quotate. Però, sì, appunto, questa di Google non avevo, no, nessuna prior, nessun indirizzamento, quindi... Abbiamo visto che sei coach alla Cyber Challenge, poi hai fatto anche in passato competizioni di programmazione per IEEE Extreme 24 Hour, giusto? Sto leggendo direttamente. Ti volevo chiedere che cos'è una Cyber Challenge e com'è strutturata? Allora, Cyber Challenge è un programma italiano di addestramento di giovani studenti tra i 16 e adesso hanno esteso ai 24 anni, per un certo periodo era fine 23, ed è un addestramento, un programma nazionale proposto dal CINI, che è un consorzio interuniversitario italiano, adesso non so bene la sigla, comunque un consorzio di università italiane, che ha diciamo, l'obiettivo, il compito anche, sì, l'obiettivo di selezionare 20 partecipanti, ciascuno in ogni sede, e di formarli proprio in maniera deep su quelli che sono i fondamenti della cyber security, però in maniera un po' atipica, sicuramente in una maniera un po' alternativa rispetto a quella che si potrebbe trovare o che si potrebbe pensare di insegnare in un corso standard, cioè si presentano i concetti di cyber security attraverso le CTF, che sono Capture the Flag Competition o Challenge, che non sono altro che sono degli esercizi fondamentalmente in cui si va a identificare una vulnerabilità specifica di un sito web, se si parla di web security, di crittografia o di un programma se si parla di software security. Però con l'aspetto ludico, quindi è proprio un gioco, cioè tu devi trovare la vulnerabilità e se la trovi poi guadagni dei punti. In realtà giocando non ti rendi conto che stai apprendendo, che stai imparando, perché devi scrivere dei tool, magari devi capire, devi leggere delle tecniche, quindi ti devi informare, devi studiare un po' prima di riuscire a risolvere l'esercizio. Quindi c'è molta, appunto la parte ludica è fondamentale. Quindi diciamo la Cyber Challenge è un programma che si rifà ad altri programmi internazionali e che ha lo scopo di addestrare questi ragazzi attraverso sia lezioni teoriche classiche, ma soprattutto attraverso queste CTF. È un programma che ha avuto la sua prima edizione nel 2017, soltanto a Sapienza, quindi è stata Sapienza a livello italiano a lanciare questa iniziativa, che devo dire, secondo me, cioè, è veramente bellissima. Se io l'avessi avuta quando ero studentessa, ma magari ai tempi non sapevo niente di cyber security, però anche questo è il bello, cioè chi viene ammesso al programma non deve sapere niente di cyber security, perché il programma ha una fase di selezione che in realtà richiede di risolvere esercizi di programmazione logica. Quindi non cyber security viene poi insegnata a posteriori. Se ovviamente la persona ha già un background, ben venga, però non è assolutamente necessario. E, dicevo, la prima edizione è stata nel 2017 a Sapienza, soltanto a Sapienza. Poi nel 2018 hanno deciso di portarla a livello nazionale ed eravamo, mi pare, 8 università. Il primo anno che è stato nazionale, Padova appunto ha partecipato. Tra l'altro quell'anno Padova è arrivata anche prima. E, sì. E poi dopo è esplosa perché adesso siamo più di 40 università. Quindi adesso è una cosa veramente enorme ed è fatta proprio bene perché il CINI ha messo in piedi una piattaforma di addestramento con tutto il materiale, con tutte le CTF che comunque richiedono parecchio tempo per essere preparate. Quindi c'è una piattaforma di addestramento dove le CTF vengono rilasciate ai ragazzi e dove loro possono esercitarsi. E l'idea è che il CINI coordini un po' dall'alto tutta l'iniziativa, però poi tutte le università che sono partner del progetto addestrano i propri ragazzi presso la loro università. Quindi,
l'università seleziona i propri 20 ragazzi, li addestra sfruttando il materiale del CINI oppure anche integrando materiale extra, quindi anche in base all'esperienza dell'università stessa, i ragazzi possono avere un addestramento differenziato a seconda delle competenze dei loro istruttori. E poi ci sono due gare alla fine. C'è una gara locale in cui appunto i 20 ragazzi competono fra di loro e giocano questa CTF individualmente, e poi c'è una gara nazionale in cui ogni università porta i suoi sei migliori, che quindi costituiscono la propria squadra, e le squadre giocano a una gara che, adesso vi spiego un pochettino meglio come funziona, però è una gara proprio, una competizione a squadre in cui tutti partecipano all'interno della competizione, quindi non è individuale contro una piattaforma, ma è team contro team. È bellissimo secondo me sia a livello proprio di contenuti, di come è strutturato tutto il corso di addestramento e anche per le CTF, ma poi secondo me è estremamente bello vedere il feedback dei ragazzi. Cioè ci sono tanti ragazzi, ormai sono anni che l'edizione, cioè che appunto Cyber Challenge va avanti, che veramente sono rimasti folgorati e hanno cambiato, cioè hanno veramente trovato la loro passione, quindi ve ne posso nominare diversi. E è proprio bello, quindi cioè, secondo me a livello formativo poi ovviamente sul lungo termine l'obiettivo è formare i ragazzi e riuscire diciamo, a trasmettere queste competenze di ambito cyber security ai più giovani, però cioè, gli effetti a lungo termine poi li vedremo fra qualche anno, adesso noi possiamo vedere appunto il feedback dei ragazzi che vengono selezionati, che hanno modo di partecipare e si divertono da matti. È molto impegnativo l'addestramento perché molto intenso, c'è tanto da studiare, spesso appunto dicevo i ragazzi non hanno competenze pregresse, quindi devono acquisire anche conoscenze nuove, però si vede che si mettono, si appassionano e quando si arriva al legale sono proprio entusiasti. E quindi appunto io ho avuto modo di far parte del team di istruttori nella prima edizione e le prime edizioni erano appunto le prime edizioni per tutti, quindi anche il materiale era in costruzione. Mi ricordo che all'inizio tutti i professori di questa università contribuivano singolarmente proponendo slide o CTF, e poi c'è stato a un certo punto un po' una svolta perché appunto il CINI ha deciso di ripreparare il materiale, selezionando persone che fossero estremamente sul pezzo per preparare il CTF, ma anche le slide, e poi renderlo disponibile nelle varie sedi, quindi adesso è ben organizzato, è ben fatto, ben strutturato e insomma la qualità è alta. I primi anni ovviamente si stava un po' partendo, ci siamo un po' arrabattati tutti, però sì, molto bello. Quindi appunto mi è capitato di entrare nell'organizzazione al primo anno e poi di fatto sono rimasta. Adesso appunto in realtà a livello proprio di corso abbiamo una lunga coda di ragazzi che hanno prima partecipato e adesso vogliono aiutare come istruttori, quindi anche questo che è bello che ci si rinnova e quelli più appassionati poi rimangono un po' in contatto e anche loro vogliono aiutare, vogliono contribuire. È un modo di una sorta di community, in È una community, qualche modo. esatto, una community è molto forte e, ripeto, ben strutturata, quindi secondo me è proprio una bella iniziativa e se ne vedono gli effetti, i benefici, quindi no, è proprio, secondo me, un'iniziativa di cui possiamo essere fieri. Poi, tra l'altro, dopo le gare nazionali c'è diciamo, un capo squadra che sceglierà i migliori d'Italia per andare a fare le gare europee. Qui è tutto uno scalare, qui sistematicamente l'Italia appunto ha partecipato e si è anche classificata bene gli anni scorsi alle europee, quindi questo conferma anche che tutto il programma di addestramento è fatto bene e che i nostri ragazzi sono bravi. Però sì, secondo me è veramente bella come iniziativa. Volevamo fare un passo indietro ricollegandoci un po' al tema della ricerca. In particolare abbiamo visto che hai fatto dei periodi all'estero, tra cui a Berkeley, all'EPFL che hai nominato prima, e ora sei al Max Planck Institute, giusto? Sì. La domanda che volevo farti è: quando collabori con gruppi di ricerca che magari non sono italiani, trovi un qualche tipo di approccio alla ricerca diverso rispetto a quello in Italia o alla fine dici sono tutto sommato paragonabili? No, è profondamente diverso, ma
non per, diciamo, per una questione di competenze cognitive, ma secondo me per il sistema, perché effettivamente il sistema italiano accademico è molto diverso da quello europeo o comunque quello internazionale. Non so in Asia come siano messi perché non mi è mai capitato né di lavorare, di avere collaboratori né di fare dei visiting, però fondamentalmente noi abbiamo delle conferenze, nel nostro settore le conferenze sono più competitive delle riviste. Noi abbiamo co quattro conferenze chiamate Quattro Sorelle che sono il riferimento, lo stato dell'arte. Se tu pubblichi lì, il lavoro verrà poi sicuramente letto, citato e sono prestigiosissime, però hanno anche un tasso di acceptance rate estremamente basso, quindi sono molto competitive ed è difficile pubblicare. Spesso ci vogliono anni. Banalmente, alle PFL, col team con cui ho lavorato, abbiamo pubblicato 2 anni dopo. Però siamo riusciti a pubblicare in una di queste quattro conferenze. Quello che succede è che però in Italia, per l'abilitazione, eccetera, eccetera, contano le riviste e soprattutto conta anche un po' la quantità, quindi tu non puoi permetterti di stare fermo un anno perché hai l'idea del secolo e vuoi pubblicare. No, questa cosa non esiste. E quindi ti trovi un po' a combattere con quello che, cioè devi scegliere se vuoi fare, vuoi andare avanti con la carriera in Italia, quindi diciamo essere compliant alle regole del sistema italiano, che in realtà valgono, cioè capisco anche la motivazione del sistema italiano, cioè sono delle regole che si applicano a tutti i settori di ricerca. Quindi, per esempio, un altro settore di informatica, magari le riviste sono più prestigiose delle conferenze, però noi siamo tutti Inf 01, non puoi differenziare per cyber security, quello che fa Formal Methods, quindi lo capisco. Però per la nostra community è pesante perché se noi vogliamo fare carriera in Italia dobbiamo pubblicare su riviste e pubblicare anche tanto, mentre all'estero possono permettersi, i ricercatori possono permettersi di andare più in profondità nei progetti perché possono starci più tempo, cioè non hanno questa ansia di pubblicare come magari l'abbiamo noi. Il risultato finale qual è? Che noi siamo un po' sempre con questo stress. E secondo me magari delle idee che possono essere valide, però appunto per la difficoltà che ne deriva dal pubblicare a queste venue molto prestigiose, ti porta in realtà magari a scendere di livello, pubblicare da un'altra parte che alla fine è una rivista o una conferenza meno prestigiosa. Quindi sul lungo termine queste scelte si accumulano. E invece all'estero c'è più margine di prendersi del tempo, lavorare sul progetto, anche lavorare su meno progetti in contemporanea e andare più in profondità. Quindi questo è un aspetto che secondo me, cioè questa è proprio una cosa che vedo come differente. E diciamo, un po' dispiace perché comunque non è che a livello di, diciamo, secondariamente forse anche a livello di risorse ha il suo impatto. All'estero ci sono più risorse, più fondi, questo da sempre. Proprio c'è anche questo aspetto della differenza di dove pubblicare, delle tempistiche di pubblicazione che si sente tanto, per cui alla fine all'estero i gruppi pubblicano meno ma meglio. Quindi sì, questo si Credo che questa sente. cosa del publish and perish alla fine crea un sacco di overhead che è Per un po' un tutto. problema, no? Sei sempre alla Sì, sì, rincorsa, sì. ma rincorri un po' sullo stesso posto. E quindi però è difficile in Italia far passare questo messaggio, o comunque lo puoi Sì. fare come scelta personale, però devi capire che sul lungo termine poi alla fine appunto avrai svantaggi tu in primis come persona, per cui è una scelta personale, certi lo fanno, però combattono un po' con il sistema, non è sempre semplice. Sì, sicuramente se ci uniformassimo agli standard internazionali non sarebbe male, ma anche la fase di selezione dei professori, come si dice, insomma, i colloqui e tutta la procedura è completamente diversa da noi ed è diversa da quella che c'è all'estero. Quindi l'Italia deve farsi un po' notare in questo senso, non so perché Sì. non. Anche perché poi, tra l'altro, per quanto riguarda anche il prendere dottorandi, è molto diverso rispetto all'estero, l'Italia. E poi, se non sbaglio, credo in Francia, c'è la possibilità di avere una carriera distinta tra professore che insegna e professore che fa ricerca. Se
se non mi ricordo male. E questo chiaramente in Italia c'hai la stessa persona è compressa su Insieme. tutte e due, e anche lì è altro overhead, perché comunque il tempo è quello, 24 ore ce l'abbiamo tutti, magari consideriamo anche quelle per dormire, quindi Esatto. si incasina un po' tutto. No, a posteriori, secondo me, il problema è che in Italia ci sono delle università buone, ci sono, gli studenti sono in gamba, e infatti non a caso poi magari dopo una laurea magistrale, un dottorato, vanno all'estero e fanno delle ottime carriere. Però è un po' una combinazione di mancanza di fondi e anche appunto delle regole del sistema che a volte rendono un po' più complicato portare avanti la ricerca. Però secondo me comunque non impossibile, cioè rispetto al passato penso che la situazione sia migliorata notevolmente con i dovuti ostacoli che comunque immagino ci siano anche nelle altre università, adesso magari appunto ne vediamo sempre. L'erba del vicino è sempre più verde, no? Si dice, quindi magari uno si lamenta, però alla fine è sempre una combinazione di variabili di cui bisogna tenere in conto. Però secondo me in Italia c'è tantissimo potenziale che potrebbe essere espresso, sì, meglio, con aggiustamenti minori, quindi probabilmente basterebbe poco per dare gli strumenti ai ricercatori di fare effettivamente ricerca di qualità. Qualcuno ogni tanto ce la fa a fare il botto, però nella media forse è un po' più difficile rispetto ad altri paesi. E siamo in chiusura, ma abbiamo un'ultima domanda. E la domanda è: dal tuo profilo abbiamo visto che hai un brevetto. Il brevetto si chiama Bluetooth Channel Protection for Android Devices. Hai mai pensato di fare una startup partendo da questo brevetto? Allora, partendo da quel brevetto, nello specifico, no. Però sulla questione startup ci ho pensato, perché allora sul brevetto diciamo la situazione è un po' cambiata perché ovviamente il sistema operativo Android è cambiato, quindi quello che era oggetto del brevetto andrebbe un po' rivisto in funzione di quella che adesso è la piattaforma Android, quindi questo è uno dei drawback del fatto di lavorare con una tecnologia che si aggiorna con una tale velocità. Ogni anno c'è una versione nuova, quindi ogni anno bisogna vedere quali nuove funzionalità siano state introdotte o eventualmente quali vulnerabilità siano state patchate. Ma mi è capitato di recente di riflettere un po' sulla questione startup per un finanziamento che ho preso e quindi dovendo un attimo organizzare il budget, ho pensato sul lungo termine se mi convenisse prendere un certo tipo di persona, magari riflettere sul tipo anche di ricerca da voler iniziare, se, perché poi appunto ho pensato magari potrebbe valer la pena alla fine poter fondare una startup con i risultati di questo progetto. E mi sono un po' informata a riguardo, però penso che a livello di carriera personale adesso forse sia un po' presto, quindi a parte che per fare una startup credo che ci vogliono delle competenze che vadano un po' acquisite, quindi bisogna formarsi anche in quel senso se uno vuole fare le cose bene e diciamo per il momento non avrei tempo di acquisire queste conoscenze, quindi non voglio mettere troppa carne sul fuoco e quindi ho un po' la curiosità di capire come funziona il mondo delle startup e probabilmente magari in futuro farò anche un tentativo, però appunto adesso ci ho pensato, ma forse è troppo presto, adesso vorrei un attimo stabilizzarmi a livello di ricerca e consolidarmi e poi dopo magari in futuro sì ci penserò. Comunque vedo molti professori che con il frutto della propria ricerca poi dopo aprono delle startup e diciamo è un pattern abbastanza visto, quindi si fa, però servono anche delle qualità che vanno ben oltre la ricerca, quindi appunto bisogna un po' formarsi anche in quel senso. Quindi richiede tempo, magari in futuro sì, ci penserò, adesso rimango più sul fronte ricerca. Eleonora, siamo arrivati in fondo a questa intervista, ti ringraziamo un sacco per aver accettato il nostro invito e ti auguriamo il meglio per la tua carriera accademica e poi insomma tanto via via continui un po' a stalkerarti, a vedere cosa fai, come ti muovi, ecco, siamo molto curiosi. Grazie a voi ragazzi per l'invito e per l'intervista. Mi è fatto piacere condividere scelte, opinioni e un po' dare un insight sulla vita accademica italiana. Per tutti i nostri ascoltatori, ci ritroviamo nella prossima puntata. Ciao! Ciao!